Bentrovati, bentrovati. Il mio editore Sabino Giordano, che non mi fa mai raccomandazioni perché conosce bene il suo ruolo, lo svolge benissimo e quindi massima libertà sempre, mi ha fatto una raccomandazione. Mi ha detto: è Natale, Franco, cerchiamo di essere buoni. Ed è quello che cercherò di fare in questa puntata un po' speciale del venerdì di Natale. Partendo da una buona notizia, anzi io direi una ottima notizia, ne sono addirittura due di ottime notizie sotto l'albero di Natale di Avellino, del capoluogo. La prima non in ordine di priorità, soltanto così in ordine diciamo cronologico, è questa bella notizia della sede distaccata dell'Università di Fisciano per tre corsi di laurea. Ingegneria, due corsi di ingegneria e uno di farmacologia leggermente più in là, che il sindaco di Avellino è riuscito ad ottenere dal rettore dell'Università di Fisciano. È stata presentata, ormai la cronaca la conoscete bene, si partirà con il prossimo anno accademico. Perché è un'ottima notizia? Perché della università ad Avellino si parla tantissimo da tanto tempo e però nonostante anche con qualche voce fuori dal coro che ha sempre sostenuto, io non dico necessariamente a torto, che avere l'università di Fisciano praticamente a 20 minuti d'auto, addirittura un quarto d'ora, insomma molto vicino ad Avellino, avere Napoli qui vicino, una sede universitaria ad Avellino potrebbe essere sprecata. È una voce, sono voci, ripeto, un po' fuori dal coro, diciamolo pure, popolare, che vanno rispettate in ogni caso. E però, attenzione, ci sono dei riferimenti ad altre città, piccole e grandi città, ma specialmente le piccole città italiane, dove le sedi distaccate dell'università, in questo caso si tratta di tre corsi di laurea, non di tutta l'università, attenzione, però le sedi distaccate anche soltanto per un corso di laurea hanno portato dei benefici, hanno portato dei benefici economici certamente, ma anche dei benefici sul piano proprio della migliore agibilità per gli studenti di muoversi, eccetera. Ora, è vero che noi abbiamo Fisciano qui vicino, però è anche vero che vedete, non è un problema di prestigio, attenzione, poi l'università, il marchio universitario c'entra anche con il prestigio, ma credo che in questo caso si tratti essenzialmente di una ottima notizia perché agevola moltissimo gli studenti, ma soprattutto, credo, porta economia, porta buona economia alla città di Avellino. Anche perché poi questo piano che è stato un blitz del sindaco di Avellino, nessuno ne sapeva niente, ha annunciato insieme al rettore di Fisciano, ha dato la buona notizia. Capita anche in un contesto un po' particolare ed è il contesto dell'idea, il contesto idea di fare alla ferrovia, nella riqualificazione della stazione ferroviaria di Avellino, che per carità non sarà mai la stazione di Napoli o di Parigi, ecco però nel piano di riqualificazione del complesso stazione ferroviaria di quell'area c'è quella idea, progetto di sistemare gli alloggi per gli studenti universitari che si recano a Fisciano. Si dirà: Malpignia è una provincia piccola, che necessità ci sta per uno studente, ad esempio, di Vallata o dell'Alta Irpinia di spostarsi ad Avellino? C'è la necessità perché di fatto tanti studenti non possono viaggiare, non viaggiano da Sant'Angelo dei Lombardi, da Vallata, da Caposele verso Fisciano, ma si spostano direttamente a Fisciano. Ora, spostarsi invece ad Avellino, dove certamente si sta un pochettino più comodi che a Fisciano, con un
una mobilità con i trasporti o anche con l'auto proprio, che poi insomma è talmente vicino che non si spende chissà che cosa, ma anche con la mobilità, con i trasporti, perché c'è in programma un aumento delle corse non soltanto del trasporto su gomma verso Fisciano, ma anche quando sarà elettrificata la stazione. Quindi guardiamo un attimo più avanti, non all'immediato, ma guardiamo da qui a 2 anni, 3 anni, quando ci sarà l'elettrificazione, sarà completata l'elettrificazione della nostra piccola ferrovia, la Benevento-Avellino-Salerno. Beh, anche lì si potrà fare meglio i conti con la mobilità in questo senso. È un'ottima notizia, è un'ottima notizia. A me, devo dire, dispiace molto, poi sarà l'argomento che viene subito dopo, anzi possiamo proprio introdurlo, ma prima diamo l'altra notizia, no? L'autostazione, anche l'autostazione è un'ottima notizia, l'autostazione finalmente completata, l'autostazione con le nuove fermate e i nuovi itinerari che sono stati definiti dall'AIR. Anche qui bisogna dire che l'AIR ha fatto un ottimo lavoro, veramente un lavoro straordinario che può dare dei buoni frutti. Intanto eviteremo ad Avellino, nella città capoluogo, tanti diversi terminal che hanno creato moltissima confusione, poi si libera il centro città, anche lo stadio, la parte dello stadio, quel terminal provvisorio dello stadio, ecco, liberiamo la città certamente da un ingorgo di pullman che farà bene all'ambiente e farà bene anche ai viaggiatori, perché sapranno finalmente le corse, gli orari, perfetto, gli itinerari, come muoversi, eccetera. E sarà tutto molto molto snellito. Quindi due belle notizie, due ottime notizie sotto l'albero di Avellino che ci volevano. Bene, il secondo argomento è una pessima notizia. La pessima notizia è questa guerra della politica irpina. Un po' è l'immagine, è il paradigma di tutte le guerre politiche che si fanno in Italia. Non smettiamo mai di guerreggiare, però diciamoci la verità, ecco, in questa fase dove già abbiamo tante guerre, a cominciare dalla guerra in Ucraina per finire alle tantissime cose che non vanno nel mondo, forse potremmo anche risparmiarci la guerra politica, almeno in provincia di Avellino. Perché poi alla fine questa guerra politica, ne voglio parlare a Natale, ma con la bontà nel cuore, ecco, diciamo così. Poi magari quando ricominciamo con il 2023 saremo un po' più cattivelli, torneremo alle nostre buone abitudini. Ecco, però questa guerra, questo scontro in Irpinia, che è scontro istituzionale da una parte ed è guerra politica soprattutto tra il Partito Democratico, manco il centrodestra, perché ancora qui non lievita l'effetto Meloni, stiamo ancora al centrodestra che qui non esiste, diciamoci la verità, non esiste come personale politico e non esiste ancora come idea politica. Poi prima si muovono, meglio è anche per loro. Ma questo scontro non porta da nessuna parte. Io vorrei così citare innanzitutto lo scontro che c'è all'interno del comune di Avellino. Vedete, anche su una buona notizia come l'università c'è stato lo scontro. La necessità, vedete, la necessità di stare contro per principio. Voi sapete, noi siamo una TV estremamente libera, ecco, forse anche troppo libera, diciamoci la verità, nel senso che veramente facciamo il nostro comodo, tra virgolette, cerchiamo di darvi tutte le notizie, cerchiamo di darvele commentandolo quando è il caso, nella massima libertà. Ecco, io davvero non riesco a capire come ad esempio l'opposizione possa fare opposizione anche a una buona notizia, e questo è il punto essenziale. L'università è una buona cosa, punto e basta. Poi ragionare, mettere le mani avanti, ma faranno in tempo, in un anno riusciranno a trasferire il comune, riusciranno a fare questo, poi si vedrà. Lo vedremo, ma intanto ragioniamo sul fatto. Il fatto, la notizia è che Avellino, dopo tanti anni, ha una sede universitaria distaccata, punto.
Ora, festa può stare simpatico, antipatico, a Cipriano, a Nello Pizza, a tutto il resto del mondo, ma una cosa è certa, ha fatto una cosa buona, dategliene atto, punto e basta. Poi si fa l'opposizione su altri problemi, su altre cose. E ad esempio, lo possiamo anticipare, no? La sinistra italiana, il Partito Democratico, i 5 Stelle hanno fatto una conferenza stampa qualche giorno fa, quindi vi anticipo uno degli argomenti che stavano in scaletto un pochettino più in là, hanno fatto una conferenza stampa annunciando una cosa che sul piano politico non è soltanto legittima, è una cosa ottima anche quella, perché proporsi con circa 2 anni di anticipo di costruire nel centrosinistra un'alternativa all'amministrazione Festa è una cosa legittima ma anche una cosa buona. Ecco, allora ragioniamo su questo, ragionate su queste cose, attrezzatevi politicamente per fare qualche cosa di buono, perché fino ad ora, diciamoci la verità, il centro-sinistra qui non è per niente esistito. D'altra parte, se il Partito Democratico va declinando, gli ultimi sondaggi lo danno addirittura sotto il 15% e la discesa ancora continua, se i 5 Stelle è come se non esistessero al di là di queste grida alla luna, vuol dire che qualche cosa non funziona. Allora, datevi una mossa, cominciate a fare politica sul serio. La sinistra è attrezzata per fare politica. Fatela seriamente, senza più questa degenerazione bellicosa per ogni cosa. Attrezzatevi per una alternativa possibile all'amministrazione Festa. Cominciate a programmare, cominciate a studiare, perché avete bisogno di studiare anche voi. Insomma, il fatto che riteniate ancora, lo dico soprattutto al PD, soprattutto a Sinistra Italiana, i 5 Stelle, dirlo o non dirlo non fa tanta differenza, anche perché non capiscono certe cose, non riescono proprio ad acchiapparle per bene, no? Ma voi avete bisogno di studiare, perché fino ad oggi, amici cari, voi avete vissuto, vi siete nutriti di presunzione, ma di tanta presunzione, anche spocchiosa per la verità, che non ha prodotto niente. Non ha prodotto niente, tanto è vero che continuate a perdere le elezioni. Punto. E questo qua, il discorso è tutto qui. Allora, è Natale, fateci un pensierino. Io non vi dico che bisogna cambiare il DNA a nessuno, assolutamente, però riflettere, un pensierino autocritico forse può fare bene e probabilmente può anche essere la prima pietra per costruire, ma in concreto, con i fatti, l'alternativa a Festa, all'amministrazione Festa. Se poi Festa sarà più bravo di voi perché vi anticipa sulle cose, fa sul piano concreto, realizza, eccetera, eccetera, beh, insomma, pazienza, vuol dire che non sarete stati sufficientemente bravi a demolire anche nella opinione pubblica, nel consenso maggioritario, fino a prova contraria per quello che danno i numeri, non sarete riusciti a creare nemmeno in teoria l'alternativa. Ed è un bel guaio per voi e per la provincia di Avellino. Il secondo argomento, anzi il terzo, perché sulla guerra politica abbiamo detto quasi tutto, non proprio tutto, perché al di là della guerra in seno al Consiglio Comunale di Avellino, che non è proprio una sana dialettica, è una guerra da una parte e dall'altra, insomma, con molti pregiudizi, non va, c'è anche questa guerra tra il Comune di Avellino, il Sindaco di Avellino. E ecco, vedete l'altra faccia della medaglia per dire che vi diciamo proprio tutto quello che pensiamo. L'altra guerra tra il sindaco di Avellino e il governatore della regione Campania. Anche qui io consiglierei, soprattutto al sindaco di Avellino, di smetterla, di abbassare i toni, di cercare di costruire, anche perché il governatore della Campania, De Luca,
non perderà le prossime elezioni perché lo vuole il comune di Avellino, il sindaco di Avellino o questa parte politica. Se le perderà o le vincerà dipenderà da altre cose. Noi siamo una minuscola parte della regione Campania. Dal punto di vista elettorale contiamo molto ma molto poco rispetto ai grandi giochi e ai grandi numeri della regione Campania. Signore, siamo 320.000 abitanti in questa provincia, la regione Campania ne fa 6 milioni e 200.000 di abitanti, quindi figurarsi. Allora, probabilmente io non dico la pace istituzionale, perché la pace se non si vuole non si fa, punto e basta, ma un confronto istituzionale un po' più tranquillo. Quando dico tranquillo non dico alla camomilla, dico un confronto sui fatti, non sulle chiacchiere, non sulle parole, non sulle offese, farebbe bene da una parte al comune di Avellino, al sindaco di Avellino, che potrebbe avere anche qualche soldo in più, potrebbe anche avere qualche cosa che serve a questa città e a questa provincia, e farebbe bene anche al governatore De Luca, perché probabilmente se non ha riflettuto a sufficienza sulla necessità di dare ascolto anche a chi gli sta politicamente contro, non pregiudizialmente contro, può darsi che si ravveda e ne potrà beneficiare questa città. Ma sono ragionamenti soltanto di buonsenso, abbiate pazienza, non scopriamo l'acqua calda. Ora però passiamo all'altro argomento che l'ho titolato I nostri auguri, i nostri grazie. Noi dobbiamo dire grazie in questa provincia, dobbiamo cominciare ad imparare a dire grazie a chi lavora, a chi produce, a chi fa delle cose buone. E comincerei con i miei grazie, l'ho appuntato per non dimenticarmi di nessuno. Io comincerei anche qui, non badate all'ordine, non è un ordine prioritario. Io comincerei col dire grazie alla Chiesa. L'ho detto altre volte, perdonatemi se lo sottolineo, io sono ateo, un ateo cristiano, come amava dire di se stessa Oriana Fallaci, un ateo cristiano. Ma questo non mi proibisce, il fatto di essere un ateo, di dire che la Chiesa in questa provincia, ma non soltanto in questa provincia, ma io voglio parlare dell'Irpinia, sta facendo un grande lavoro, fa un grande lavoro di solidarietà non soltanto, ma da qualche tempo sta facendo anche un lavoro propositivo, sta svolgendo, ahi noi, un ruolo di supplenza a chi? Alla politica che purtroppo in questa provincia continua a mancare. Non mi stancherò mai di dirlo, non mi stancherò mai di gridarlo. Prima ne prendono atto i diretti interessati che in questa provincia la politica manca, io vi faccio gli auguri. Vi faccio gli auguri di cuore li faccio ai consiglieri regionali, faccio gli auguri al presidente della provincia, ai sindaci, auguri di cuore. Prendete atto che purtroppo la politica qui è assente. Quando dico assente la politica, penso al, scusate il bisticcio, al pensiero politico. Qui si continua ad improvvisare ogni giorno, chi si sveglia la mattina la spara come meglio crede, ma non si pensa o si pensa talmente poco che non ci accorgiamo che qualcuno ha pensato. Purtroppo è il nostro dramma. È un dramma che viene da lontano, è un dramma che viene dal fatto che abbiamo avuto una classe dirigente nel passato, culturalmente molto attrezzata, politicamente di primissimo piano, tant'è vero che ha conquistato il potere nazionale ed erano tutti, insomma, cristiani che non discendevano chissà da quali nobiltà politiche, no? Però hanno conquistato il potere, si sono imposti, ecco, non parliamo manco di potere, si sono imposti sulla scena nazionale. Penso a De Mita, penso a Gerardo Bianco, anzi a loro due, penso in modo particolare perché sono venuti a mancare tutti e due in questo anno 2022. Attenzione, Annusco hanno intitolato una strada a Ciriaco De Mita e hanno fatto benissimo. Io mi permetto di raccomandare alla politica irpina di tenere Gerardo Bianco e Ciriaco De Mita come esempi da seguire, al di là, al netto,
al netto, più che al di là, al netto delle cose che non sono state fatte bene, mi riferisco innanzitutto a Ciriaco De Mita, cioè al netto dei familismi, al netto delle pratiche clientelari che ha accomunato un po' tutto il Mezzogiorno d'Italia, ma quando poi allunghiamo lo sguardo e guardiamo al centro e al nord ci accorgiamo che lì non sono affatto migliori di noi. Ecco, ma al netto di questo, noi abbiamo avuto in questa provincia, cito loro, Ciriaco De Mita innanzitutto, Gerardo Bianco subito dopo, due grandi cervelli politici, due persone che la politica l'hanno pensata. Si sono imposti, ripeto, sulla scena nazionale e per imporsi sulla scena nazionale vuol dire che contavano parecchio, vuol dire che pensavano parecchio più che contavano parecchio ed è quello che non sta accadendo purtroppo oggi con un'altra classe dirigente. Erano troppo bravi quelli, ma io dico. Cerchiamo di sforzarci. Anche prima c'erano giornalisti più bravi di quelli che ci stanno oggi, a cominciare da me, no? Devo ricordare Nacchettino Auligemma, devo ricordare Peppino Pisano. Succede, va così: più tempo passa, più le cose probabilmente non peggiorano, non migliorano. Bene, prendiamone atto e sforziamoci per fare al meglio un po' tutto il nostro mestiere. Gli auguri e il grazie. Ringraziamo la Chiesa, ripeto, che sta facendo grandi cose, la Diocesi di Avellino, l'Arcidiocesi di Sant'Angelo dei Lombardi, in concreto stanno facendo delle grandi belle cose, non ve le ripeto perché le ho dette già venerdì scorso e nell'altro venerdì pure. Ringraziamo le forze dell'ordine. Dobbiamo imparare a dire grazie, non dobbiamo dare niente per scontati. Per scontato, i carabinieri hanno fatto un grande lavoro, anche quest'anno un grande lavoro. Io ho un debole per l'arma dei carabinieri, lo confesso, secondo me sono ineguagliabili tra le forze dell'ordine per quello che fanno da sempre. Hanno fatto un grande lavoro i vigili del fuoco, attenzione, hanno fatto un grandissimo lavoro i vigili del fuoco di questa provincia. E allora nominiamo l'ingegnere Bellizzi dei vigili del fuoco, nominiamo e ringraziamo il colonnello Bramati, Luigi Bramati per i carabinieri. Hanno fatto un ottimo lavoro quelli della polizia, hanno fatto un ottimo lavoro da guardie di finanza. Si ha la pazienza di andarsi a leggere gli interventi, i tanti interventi che hanno fatto. Poi è chiaro, non stiamo nel paradiso terrestre, accadono e sono accadute cose che non ci sono piaciute più di tanto, anche in questo ambito dell'ordine pubblico, ma poche cose per la verità. Ma soprattutto io voglio ringraziare, ed è un ringraziamento un po' per tutti, no? Due persone in modo particolare, il prefetto di Avellino. Il prefetto di Avellino, la dottoressa Paola Spena, la quale ha seguito dalle vertenze agli appelli dei sindaci, ha seguito tutto con mi permetto di dire, oltre che doverosamente, perché è la rappresentante del governo sul territorio, ma ci ha messo tanta umanità, tanto senso dell'umanità nelle cose che ha fatto, che si è guadagnata, dal mio punto di vista, il profilo di un ottimo prefetto, di un ottimo rappresentante del governo e quindi dello Stato in questa provincia. Grazie alla dottoressa Spena e il capo della Procura di Avellino, il procuratore capo di Avellino, che ha introdotto anche uno stile nuovo di amministrazione della giustizia. È lo stile di chi parla poco e fa molto, ma di chi è sempre aperto al dialogo, non soltanto con i giornalisti. E io aggiungerei un grazie di cuore a tutto il personale della sanità. Vedete, nella nostra sanità, nella sanità irpina, c'è un difetto di origine, ci sta tanta gente che in sanità c'è entrata per le cose che sappiamo, per i paradossi, no, della politica, per quello che dicevo prima, per le pratiche clientelari e forse sono quei signori e quelle signore che nella sanità danno meno di tutti. Però abbiamo
la stragrande maggioranza del personale della sanità, penso al Moscati, penso all'ASL, eccetera, che fanno il loro dovere con tanto impegno, con tanto anche qui, con tanto amore, con tanto trasporto, che meritano il nostro grazie, anche qui al netto naturalmente di chi non fa niente, dei nulla facenti, che manco a farla apposta, generalmente sono sovrapponibili ai raccomandati, a quelli che in sanità ci sono entrati per clientelismo allo stato puro. E bisogna ringraziare anche il sindacato, ringraziamo il sindacato, continua a comportarsi bene. In questa provincia abbiamo un sindacato, salvo qualche eccezione proprio irrecuperabile, non vi dico la sigla perché è Natale, ecco, giusto per seguire la raccomandazione del mio editore amico Sabino Giordano, ecco, però anche il sindacato in questa provincia la sua parte la sta facendo abbastanza bene, così come la sta facendo abbastanza bene Confindustria per il contributo che ha dato quando si è trattato soprattutto della piattaforma logistica in Valle Ufita. Insomma, per sintetizzare, io credo, non per essere ottimista così di maniera assolutamente, non lo sono per natura oltretutto, però ci stanno dei segnali in Irpinia che vanno interpretati bene, con molta attenzione, perché potrebbero diventare segnali incoraggianti per quello che c'è da fare da qui in avanti. E voglio ringraziare alla fine questa bella redazione di Irpinia TV, un grazie pubblico a questa bella redazione di Irpinia TV che sta facendo dei miracoli. Grazie a due cose, una è autocelebrativa, ma la voglio dire una volta tanto, grazie al fatto di avere un direttore che non so se sia bravo o meno, ma che lavora tantissimo e lo fa con grande coscienza, e grazie soprattutto a un editore che dà al direttore tutta la libertà, non è una concessione, è semplicemente un rispetto peraltro dovuto, non verso la mia persona ma verso la figura del direttore, e dà la massima libertà di fare le cose che si ritengono opportune, che si ritengono giuste, e per me le cose opportune e giuste sono le cose che ci fanno avvicinare il più possibile alla verità quando le raccontiamo. Può darsi che agli inizi del prossimo anno vi daremo ufficialmente qualche buona notizia che riguarda Irpinia TV, adesso ce la teniamo, ce la conserviamo così. Un'ultima cosa che non è un grazie, è tutt'altro che un grazie, è l'opposto di un grazie. A me dispiace, vedete, fare nomi, però quando prometto in privato che poi pubblicamente faccio il nome, io lo faccio. Il nome è quello di un giornalista, manca apposta, giusto per dire che poi questa nostra famiglia non è che sia una famiglia senza difetti, no? Io ho fatto, come sapete, ho preso un'iniziativa con Irpinia TV, una raccolta di fondi, più che una raccolta di fondi, la vendita di un mio libro, il cui ricavato, intero ricavato, tutto il ricavato del libro è stato devoluto la scorsa settimana in beneficenza a una bambina ucraina orfana di padre. Ebbene, è accaduto, e per questo lo dico e mi dispiace anche doverlo dire, è accaduto che un signor giornalista, un amico peraltro giornalista, che si chiama Gianni Porcelli, è venuto un giorno a prendersi due volumi qui in redazione, e io gli ho detto: Gianni, due volumi costano 30 euro. Ho detto: sì, scendo, vado in macchina, c'è mia moglie, prendo i soldi e te li porto. Beh, insomma, sono passati mesi e il signor Gianni Porcelli non è più venuto a portare questi soldi. Lo dico per due ragioni: prima perché l'ho sollecitato attraverso messaggi, e nell'ultimo messaggio gli ho detto: guarda che io ne parlo pubblicamente se tu non mi porti i soldi. Perché? Perché la beneficenza l'ho avviata e la faccio a una bambina orfana, orfana di guerra, profuga in Irpinia, una bambina ucraina, e non credo, caro Gianni Porcelli, che tu abbia bisogno della beneficenza, né mia né di quella degli altri. Per cui sei ancora in tempo.
è stato già tutto dato. Vai nella chiesa più vicina, quella che più ti piace, e regala a qualcuno quei 30 euro. Dona quei 30 euro, perché non ti appartengono. Li hai praticamente sottratti, non nel senso di rubati, ma non dati ad una bambina profuga che ha perso il papà in guerra. A venerdì prossimo.